Cari amiche e cari amici, la più bella ce la siamo presa noi, Aitante, bella intraprendente, dice Massimiliano Bruno, insomma un'attrice apprezzatissima al cinema e in televisione. Benvenuta a Effetto Notte, a Giulia Bevilacqua. Grazie. Allora, ti abbiamo appena visto tra i protagonisti appunto del nuovo film di Massimiliano Bruno. E qui che cosa succede? Voi praticamente tornate, perché questa è una saga, no? Ricordiamo alle amiche e agli amici che ci seguono, voi tornate indietro dall'oggi, tornate indietro nel tempo, nel primo capitolo si tornava negli anni 80 e qui tornate nel 1943. E tu che combini? Perché ti abbiamo visto che spari, li devi salvare, che succede? Beh, allora Massimiliano ha voluto, no, visto che questa è una saga, nel primo capitolo tornare indietro e confrontarsi con la banda della Magliana, nel secondo con i comorristi e in questo terzo voleva, diciamo, che i nostri cialtroni si interfacciassero proprio con i più cattivi della nostra storia, e quindi con i nazisti. Sì. E quindi ha deciso di tornare indietro nel 1943 perché vogliono rubare la Gioconda, che era stata nascosta dai fascisti nel castello di Chambord, non mi ricordo più. E io rimango nel presente con Massimiliano a cercare di aiutare i nostri compagni che sono nel passato. Ho anche scritto un saggio sulla Seconda Guerra Mondiale, di grande qualità. E di scarsissimo successo commerciale. Sì, però sulla Seconda Guerra Mondiale... Esattamente, infatti a tal proposito, tu sai che noi famo viaggi nel tempo, no? Noi ti vorremmo proporre un lavoro. Ah sì? Sì, potresti chiedere qualche giorno di permesso? Chiaramente è una storia di fantasia, ma molto divertente, però siamo nella migliore tradizione della commedia all'italiana, credo, no? Beh, sì. Devo dire che questo dei tre film, secondo me, è proprio quello più simile alla commedia all'italiana, perché ha tanti spunti, ovviamente comici e di risata, ma anche di riflessione, di sentimento, e quindi è proprio un bel connubio, devo dire, perché insomma il fatto di tornare indietro in un'epoca, insomma, e durante un periodo storico così critico, così tragico, ti permette, no, di avere degli spunti, diciamo, abbastanza di riflessione. Sì, assolutamente. Tra l'altro incontrate anche dei personaggi che forse, di cui forse avremmo bisogno anche oggi. Per esempio, beh, a un certo Sandro momento... Sandro Pertini ci servirebbe tanto. Sì. Solo che loro sanno già che diventerà il Presidente della Repubblica. E lo chiamano continuamente Presidente. Lui dice, ma perché mi chiamate Presidente? Perché invece lui loro lo incontrano quando Pertini era un giovane partigiano che lottava con tutte le sue forze contro i fascisti, e quindi insomma è divertente perché ha raccontato questa sua passione per le carte, per lo scopone, esatto, ed era così agguerrito, anche un po' rosicone, diciamo. Scopa! Vabbè, però che fortuna! Ma con la fortuna, chi l'ha lasciato quattro in terra? Non è riuscito nemmeno uno, Presidente! Lo lascio quattro a te! No, è fortuna, e comunque noi siamo sempre con te, Presidente. Perché continui a chiamarmi Presidente? Non sono Presidente di niente. Per ora, ma quando la democrazia farà il suo corso, chi lo sa, magari avremo un partigiano come presidente. Tutto, no? Può essere. Senti, ma tu dove vorresti andare nel tempo? Lo capisco che sembra assurdo chiederlo, però se potessi scegliere un'epoca, quale? Ma diciamo che sono attratta molto dagli anni 70, cioè mi piace per una serie di motivazioni, un po' il 68, no? Diciamo quella fase lì in cui di rivoluzione, no? di anche emancipazione per le donne, per gli studenti, anche di sdoganamento di tante chiusure, no? E quindi mi piacerebbe vivere quel periodo, che secondo me è stato proprio un'esplosione sotto tutti i punti di vista, della musica, della moda, della politica, insomma, quindi mi piacerebbe andare lì e curiosare e vedere che cosa era successo e infilarmici dentro per viverli in prima persona. Dobbiamo chiedere a Massimiliano Bruno allora di aprire questa porta spazio-tempo, esatto. Chissà, magari un lui po' ci prima, riesce. Dici, certo, del primo capitolo. Quello che stiamo vivendo adesso non è che ci piaccia molto, no? Insomma, perché... Beh, no, infatti ti direi anche che tornerei molto volentieri anche al giorno in cui Putin è stato concepito, magari per evitare che questo succedesse. Sì, no, diciamo che la realtà che stiamo vivendo oggi è veramente triste, soprattutto perché sembra che la storia non ci abbia insegnato niente, no? Stiamo rivivendo esattamente quello che raccontiamo in parte in questo terzo capitolo, e sembra assurdo che nel 2022 viviamo una guerra come quella che stiamo vivendo adesso. Comunque, io vi consiglio di guardare questo film. A
Allora, bentornati a Effetto Notte, questa sera Giulia Bevilacqua che ci racconta C'era una volta il crimine, il nuovo film di Massimiliano Bruno di cui sei protagonista insieme a un grande cast, Marco Giallini, Gianmarco Tognazzi, insomma siete in viaggio dal presente al passato, tornate appunto nel 1943, ma tu in questo momento mi sembra stai vivendo un momento molto felice, no, del tuo percorso di attrice, perché insomma adesso anche raccogli, no, tutto questo percorso che è iniziato un po' di tempo fa. Beh sì, sono 20 anni che faccio questo lavoro, non lo diciamo, ma sì, sono uscita dal centro sperimentale che avevo 23 anni, adesso ne ho 43, per cui sì, sono 20 anni che lo faccio. E questo diciamo è il traguardo più grande, nel senso che ho sempre pensato che il successo fosse quello di fare questo lavoro il più a lungo possibile, quindi mi auguro che duri almeno altri 40 anni, diciamo, se riesco a campare così tanto. E quindi sì, sto lavorando bene, tanto, mi sono dovuta fermare ovviamente non solo per il Covid, ma perché ho avuto 2 bambini e quindi un po' per scelta, perché volevo diciamo godermi i primi mesi, il primo anno di vita dei miei bambini in tempo pieno, diciamo, per dedicargli tutte le attenzioni di cui hanno bisogno, però ecco, poi ho ricominciato a lavorare e tante cose tutte insieme. Poi il nostro lavoro è un po' fatto così, no? Ci sono periodi in cui si lavora tanto, periodi in cui si lavora di meno, e quindi bisogna sempre avere un centro diciamo molto saldo. Ecco, infatti, perché mi sembra che tu ce l'hai, perché sei riuscita a tenere insieme tutto anche con delle difficoltà, perché l'hai raccontato, no, in qualche occasione, che insomma forse essere mamma, attrice non è una cosa semplicissima, ti hanno levato anche qualche ruolo in qualche momento, però poi alla fine, no, tu sei anche molto attiva con Unita, no, col sindacato degli attori, proprio per le donne, no? Beh sì, diciamo che la cosa per cui ci battiamo tra le tante cose, perché Unita devo dire fa una battaglia per tutto, per la dignità proprio della nostra professione, quindi sotto tutti i punti di vista, non solo quella di uguaglianza di genere, diciamo appunto, e quindi anche per le attrici mamme, ma anche per i salari, per un sacco di cose, ma anche proprio per i diritti che tutti gli attori dovrebbero avere come professionali, come professione proprio, che fino a poco tempo fa non era quasi neanche riconosciuta. Però sì, diciamo che sono principalmente una persona, diciamo, e quindi una mamma, una moglie, un'amica, e una figlia, una sorella, quindi insomma, diciamo che questa è la mia prima attività, no? Quindi io mi concentro molto su quello. Il lavoro è fortunatamente la mia più grande passione, e quindi conciliarlo è facile, nel senso che è difficile, ma nello stesso tempo lo faccio con grande gioia, perché veramente il lavoro per me è proprio un luogo dove io mi sento completamente a mio agio, mi sento sicura di me, mi sento forte, sento che tutte le mie insicurezze vanno via, perché mi diverto tanto, è una gioia incredibile, veramente come dare ad un bambino uno spazio, no, dove poter giocare e dove non essere disturbato nel giocare. Quando sono entrata al centro sperimentale, pensa che la prima sensazione che ho avuto, intanto è la prima volta che mi sono emozionata proprio con le lacrime di gioia, perché ho pensato non ci posso credere che nella mia città esista una scuola pubblica, proprio che è quella che è sempre stata nei miei sogni, che era quando guardavo Fame e dicevo non esiste questa cosa in Italia, perché io venivo da una famiglia insomma dove nessuno faceva questo lavoro, quindi non sapevo nemmeno l'esistenza, conoscevo l'Accademia Silvio D'Amico. E quindi quando sono entrata ho pensato proprio, ho visto una ragazza che girava con uno stereo sulle spalle perché stavano andando a fare le lezioni di danza e lei portava lo stereo. Che siamo sul set di Coco, ti saranno famosi allora. Esatto. Beh, poi insomma, quindi assolutamente non ti ha deluso, e poi c'è stato il grande successo di Distretto di Polizia, hai fatto tantissime stagioni, insomma, 5 stagioni, sì. Esatto, è un personaggio che rimane nel cuore del pubblico, anche nel tuo. Sì, è un personaggio che insomma a cui sono molto legata, che mi ha dato tanto, mi ha dato la possibilità di farmi conoscere al grande pubblico, ma anche di imparare tantissimo, perché nonostante uno faccia una scuola e quindi no, tante cose le impari lì, ma non c'è nessuna scuola come il set, no? Lì ho imparato tantissimo, perché comunque con Claudia Pandolfi, con Rima, che tra l'altro è una delle tue migliori amiche, no? Sì, sì.
come mia sorella Claudia, la mia testimone di nozze, ma è anche veramente un'amica su cui posso sempre contare, per me è molto, molto preziosa. Questa l'abbiamo trovata a casa di barbieri. È uguale a quella che portavo io. No, invece secondo noi è proprio quella che portavi tu. Io le ho comprate su internet. Chiunque avrebbe potuto fare altrettanto. E allora perché adesso non le porti più? Mi sono annoiata, mi piace cambiare. Allora, un momento molto felice perché appunto c'era Una volta il crimine, lo ricordiamo e lo consigliamo al cinema, poi la serie Il Patriarca, appunto diretta da Claudia Mendola, il nuovo film di Edoardo Falcone, Il Principe di Roma, insomma, quindi mi sembra lanciatissima, però io vedo che tu questa cosa un po' ce l'hai raccontata già nel corso di questa puntata, ma ci voglio ritornare prima di salutarci. Tu dici, la famiglia è la mia più grande forza. Io credo che non sia una cosa scontata e probabilmente questa è una cosa anche che si impara un po' da piccoli, anche se non è mai detto, perché no, a volte per reazione. Per reazione, no, invece no, io, per me la famiglia è la mia più grande ricchezza, lo dico sempre e ne vado fiera, perché penso che i miei genitori mi hanno trasmesso proprio questi valori, lo hanno fatto con l'esempio, perché ai tempi non è che si parlasse tanto tra genitori e figli, e quindi ho visto proprio il loro amore, ma anche la loro fatica, i loro sacrifici, e tutto veniva fatto per noi, diciamo, ed è quello che insomma io voglio fare con i miei figli. Trasmettergli questi valori, anche perché il lavoro in generale, ma il nostro ancora di più, viene e va, ci sono momenti in cui si lavora tanto, in cui si lavora poco, e se il centro della vita è quello, il rischio di diciamo perdere no, la linea, la retta via è dietro l'angolo, e quindi invece per me non so, io mi sento un po' molto radicata, cioè ho delle radici molto profonde che sono proprio quelle della famiglia. È ovvio che il vento ogni tanto mi sballottola un po' a sinistra e a destra, però il fatto di avere quel centro lì mi permette di reagire alle delusioni, alle frustrazioni, diciamo con un pochino più di equilibrio. Lorella, e che ci fai qua? Oh, bello, come stai? Tutto a posto? Oh, regà, lui è mio cugino Claudio Ranieri. Ciao. Allenatore di calcio, come no? Trionfatore nel 2016 con il Leicester in Premier League. Allora, grazie a Giulia Bevilacqua, insomma, ci hai raccontato, questa è stata una bella puntata sul cinema, ma anche ci hai raccontato un po' il tuo viaggio nella vita, e mi sembra che è un viaggio che prosegue molto spedito, molto bene, e sono sicuro che avrà fatto molto piacere anche alle amiche e agli amici che ci ascoltano sentirlo. Grazie soprattutto per la sincerità con cui ti sei raccontata. Grazie. Quindi a te, ti faccio in bocca al lupo appunto per questo film, C'era una volta il crimine, lo ricordiamo, per i tuoi prossimi progetti.